lampeggia. Ok, okay. Perfetto. Oggi... Olè, Agu, eccoci qua. Oggi è domenica 12 dicembre, stavo di novembre. Dopo la paura del cinghiale di ieri, stiamo un'altra volta qua. Ma tu, a gente, gliel'avevi detto di venire oggi a Cerveteri per fare... Sì, stiamo a Cerveteri a fare le cascate, e a Grossa la... Guarda, non sta una tomba lì. Gira di po', fate quanta gente c'è. Ma c'è muoio, la famo vedere. Un saluto a Francesco. Un'altra volta. Che ti frega? Francesco, una volta, mo tutti i giorni. Vabbè, stiamo a Cerveteri, si fanno le 5 cascate, siamo una marea, guardate. Olè, non vedi quanti, oh. C'è pure Augusto, c'è. Quindi, guarda l'oretta, ma che ce ne sei ricchi in testa? Vedi, ma che cazzo ti sei messa? Le varie mimosa si mette sempre sto cazzo di coso. No, non taglio niente, non taglio. Vabbè, ci vedremo più avanti, ma ora entriamo dentro la via degli Inferi. Sei stata mai di qua? Io no, ci sono passata da un'altra parte. Benvenuti alla via degli Inferi, questa potete entrare, va. Cazzi vostra qua dentro. Entrate. Se incoraggiassi i ragazzi, ma la scritta Inferi è così. Sei un simpaticone, Fernando. Ecco, guarda, Carla, mi sei già più appresso Carla, sono cazzi vostri, insomma. Eccoci qua, questa è la via degli Inferi, siamo la via? Sì, entrate dentro, passiamo da qua. Via degli Inferi, una delle più belle necropoli da Bandiaccia, ma proprio della Tuscia. Se qualcuno va a lungo, Fernando, sa che io sono la prima. Tu cerca di non cascare, è meglio. Che il tuffo è pure bello addosso. Ecco là, ripreso. Mi sa di sì. Vorrei... Ero girato verso l'altra parte. Se fosse sei salvata, ragazzi. Parte... avanti, ce n'emo pure noi. Vai, Fernando, tranquillo. Vieni, vieni. Io te mi volevo tuffare. Detto dopo, per tu fatta c'è stata d'acqua giusto sotto dove c'è nemmeno. Vai, grazie. Più che altro c'è tombe per tutti qua. Vabbè, va. Occhio, Frank, dagli tempo. Ed eccoci qua dentro la via degli Inferi. Attenzione che è scivoloso, che il tufo è infame. Quando è bagnato. Tu pensa ai etruschi, i voli che hanno fatto qua. Guarda, veramente, e ancora non hanno visto niente. Questo è solo un antipasto. Parliamo di antipasti. Quando si comincia a parlare di antipasti, hai sentito? Avanti c'è l'osteria, no? Sì. Ok. E che gemelle, gemelle. Niente, sempre insieme stanno. Ecco Augusto, detta Gustarello, de mamma. Attenzione che sono il cinghiale. Attenzione che sono stanno i cinghiali veramente. Le manda a casa col mar decore, eh? Stavolta ci sei cascato te, Agu. Io ho pure le mani impegnate. Oh, queste sono le prime cascate, eh. Anzi, le prime cadute. Ecco. Attenzione alle prime cadute, cascate, volevo dire. Tu pronto di tende, No. Per noi Mauro fa nuoto poi, vabbè. Guarda, ci può sempre provare. Col sartello. Ah! Ai ai ai, l'acqua è alta là! Vediamo se qualcuno casca, va, vai caduto! Guarda come cazzo cammina Gusto! Oh! Come fa a portare le buste dietro? Mo? Ed eccolo, Augusto! Ma Loretta ce l'hai le buste? E come fa? Gli tiri? Gli tiri col sacco? Ok! Oh, mi sembra una via crucis, mi sembra!
Mi sembra una via crucis, guarda quanti, ah. Però qualcuno dovrebbe andare a lungo, se no c'è gusto. Chi è che va a lungo? Oh, non buttate le buste che vi servono un'altra volta. Ah no, se mette pure le vecchiette le buste, vedi? Oh, non buttate le buste, eh? Che vi servono. Ah, ecco pure Annita, va. La prossima volta vanno a fare cose così, buste da carcinaccio, che sono resistenti quelle. Oh, potremmo dire addio a Loretta. Oh, l'importante è che non te lasci. No, non me lascio. No, dai. No, a chi ha fatto due mani? Aspetta. Ah, chi ha fatto tutte e due le mani, così. Sei troppo di mani basse, alza la mano, alza la mano, alza la mano. Alza le mani, perché poi quando ti devi su col piede, vai su, alza il più alto possibile. Vai, ecco. Sei pronta? Aspetta. Vado. Vai. Dale! Spettacolare! No, lo fa pure io. Ma che vuoi rifare? Che vuoi rifare un'altra volta? No, io te riprendo a te. No. Vai! Ma una volta era aperto, ma l'hanno chiuso. Almeno sono stato a levare un zaino, potevi far fallire. No, è mia cugina, devo dar pausa. Segno zodiacale del blocco. Ma tu puoi essere tu, no? Io no. Vabbè, andiamo alla cascata allora. Va bene. Vedete che pubblichi queste cose? Lo vedi? Non no, infatti. Però vuol dire che ti seguimo, Fernando. Lo vedi? Quello sì. Perché anche, anche perché è un video vecchio. Ci seguono troppo. Però stava il vino. È il vino. La bottiglia di vino. La bottiglia di vino. Io sta stata la bottiglia di vino, non me la ricordo. Avevamo visto dall'alto, l'avevamo visto dall'alto. Ah no, la bottiglia del vino era quell'altra, era San Giuliano. No? Sì, sì. Carla proprio non... Cioè questi stanno a scene lì, parlaci di qua. Guarda. Oh, lo deve fare come Carla, poi a mezzo l'acqua cammina. Che bello! Ah. Pattinato, Ma la discesa non... Annate lunghe che veri io, Ecco la cascata, questa è la prima cascata. Bella! Oh, bella. Olè. Ed ecco la prima cascata per oggi, c'è pure abbastanza acqua. Eccola qua. Questa si chiama cascata del Bacinello o cascata della Mola. Bella. Però è più della Mola perché c'è una Mola a monte. Mamma mia. Quanto sarà per una ventina di metri? Credo che sì, eh. Questa si chiama cascata della Mola o del Bacinello. C'è due nomi, già. Ok. A proposito, andate a vedere il suo canale. Fidele Breaking o Abruzzo Breaking 1960 sotto la cascata della Mola. Porca di terra, sto fatto a seconda di come gira il vento, guarda, sto tutta tutto, porca di... che spettacolo qua, ecco pure Loretta. Ed eccoci qua, sotto la cascata del Bacinello. Fantastico! O Fosso della Mola, chiamata come pare, vai. Guarda, sono con dei rosi. C'è pure il rosario, eh? È il rosario, c'è pure con dei rosi. Ah, pensavo il rosario... No, no, c'è a 180 gradi, via tutto questo. Via fino là, via pure quelli che stanno là, riprende. Ok, attenzione che è scivoloso. Vieni? Abbiamo trovato anche questo saltino di cascatina, una cascatella, insomma, un saltino qui. Però è caruccio il posto. Guarda come sta, dentro, incassato dentro sta cosa, dentro sta forretta qua. Niente di che, eh? Però è caruccia. Bella. Sicuramente ci viene bene una bella foto qua.
Ci siamo di solo io e Augusto qua. Via lì si arriva. No. Oh! Cascata dell'Arenile. Basta non fa la cascata lui. No, la cascata, basta non fa la cascata te. Oh, prova sempre il sasso che non si muove. I sassi prendi sempre quelli che non si muovono, quelli più grossi. E quelli piccoletti un po' si muovono. Ah! Ormai! Oddio, fermati! Ho capito, non hanno a lungo però, se no... Guarda, va! Attento che è scivoloso, anche se sta in mezzo l'acqua, eh! Sì! E ormai si è bagnato, quindi o torni indietro o vieni avanti! Ah, ale! Attento comunque che è sempre scivoloso! Lo vedi come si va, come si attraversano i fiumi, sì, no sui sassi come ho fatto io. Apposta. Quanta acqua c'è sta? Cascata a braccio di mare, c'è freddo, si è messo il cappello, c'avevi pure prima. C'avevo pure prima, da ma poco, manco me ne ero accorto io. Cascata a braccio di mare, eh? Oh! Oh, se vi è rimasto qua, se vi è rimasto qualche panino voi potete pure mangiare qua, eh! Eccoci qua, ecco qua il cordone. Guarda come cazzo lo sta. Ok, braccio di mare, là c'è sta il coso, il come si chiama, l'acquedotto. È bella che tu. Oh! No, la corda è tutta bagnata. Vabbè. Dica. La signora qui con la... Dica, telecamera contro telecamera. Oh, se vi è rimasto qualche panino mangiate, eh. Provo a mangiare, no, mangiamo, Marcello! Oh, dopo il grappino, guardate come sta, questo ancora col bicchiere in mano sta. Va. Ecco là, va. La grappetta è ida. Ma te pure sta grappetta, sai, eh? Sì, se sta a far vedere quella, era piena il bicchiere, oh. E la grappetta tua, grappetta tua. Dove sta? Stati tu, stai tutti ingrappati, state, eh? Oh! Aspettami che vengo pure io. Ma Bernardo, oh, mi raccomando, tieteli tutti dietro, sono tutti imbriachi che la grappa questi. Guarda, sono fatti era, era una scusa, dopo hanno ammazzato. Questi in salita cominciano a crollare tutti quanti. Sono fatti mezzo litro di grappa in due. Non male. Andiamo a pago. E dai sul cordone. Piama la scorciatoia, piamo. Vai. Piama la scorciatoia. Salimo da qua, mentre gli altri fanno il giro largo, loro fanno il giro stretto. Ah, aia! Olè! Ah, questa è una corda di una nave, oh! Da quanto cazzo è grossa! Ma vengo pure io, vengo, eh! Attento! Ma che è bevuta la grappa, no? Dai, eroghi! Siamo sopra il laghetto di Braccio di Mare. Non ci avete proprio un cazzo, non vi fate male. Oh, sì, girate dietro tutti quanti, che mo arriviamo noi, io passo pure da... Oh, sfaticati, non siete passati per la corda voi, eh. Tutta sporca. No, era pulitissimo, non siamo sporcati per niente, guarda. Passate avanti, che mi prendi i bastoncini mia. Sfaticati, andate a passare per la corda. A furbacchioni. Noi mezz'ora stiamo qua, eh. Bravi. Però che l'ho detto c'è una Carla, ma quello perché se l'ha fatta la grappa Carla. Sì. Ah, furbacchio, ti vuoi passare la corda però. Noi se siamo scallati adesso, abbiamo molto un attimo il territorio. Eccoci qua, siamo sotto il ponte romano e sopra la cascata di Castel Giuliano. Questa è la parte superiore della cascata di Castel Giuliano. Poi va, la faccio vedere da sopra.
Ponte Romano. Ponte Parente, guarda Carlo andò sta là sopra, oh! Che te sei compato, al ponte tuo, tutto per te. Questo è il Ponte Romano. Ponte Romano sulla, sulla cascata di Castel Giuliano. È quello lì dove avete fatto la foto da dietro, no? No, questa è l'altra cascata. No, quello lì che ci hai fatto vedere, quello di sotto. Sì, poi andiamo sotto, poi ci andiamo. No, ci siamo già stati. Questo non ce l'hai fatto vedere. No, questa ancora ci siamo andati. Che era quella. No, no, questa, questa se due cascate che abbiamo visto da l'altro, siamo ancora a scendere. Poi ci andiamo. Guarda Loretta, si è impicciata, non riesce a passare. Non riusciva a passare, una vergogna, guarda. Impicciata. Oh, per là, ta 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 ta. Una punta l'acqua cade. Vai, con, allunga il piede, dai. Uno, due. No, ma non gliela dovevi dare, doveva farla sola. Doveva farla sola. Qua si scivola, qua ci stanno i sassi. Ah. Guarda, guarda Rocky, guarda grande Rocky, grande Rocky! E dai, sei ribagnato un'altra volta! Eh se bagna tre volte al giorno, non è con te. Le rocce sono bagnate e scivolose. Attenzione pure ai tondini di ferro che sbuono tutti da fuori, questi sarebbero tutti da levare. Sì, perché se sono so abbassate le tavole e sono rimasti i ferri di fuori. Bello, eh? Vedo un c'era anche un sentiero più facile. Ah sì, grazie. Però, grazie di avercelo. Però ho detto, ma perché fare una cosa più facile quando c'è sta questo che è bellissimo? È bello, bello. Sono arrivato fino sotto la cascata di Castelgiolo. Sali da qua, sali, sali da qua. La cascata di Castel Giuliano o cascata della Mola, ora la faccio vedere da sotto che è meglio. Tempo da arrivare. Una pacchia che ha la macchina qui sotto, eh? La Gippetta. Ed eccoci qua. Cascata di Castel Giuliano o cascata della Mola, chiamata come vi pare. Questa c'è sempre una bella portata d'acqua. Prima stavamo là sopra. E adesso siamo qua sotto. Andiamo un attimo qua che vediamo quelli che stanno di là. Carla sempre nelle posizioni più strane sta messa. Dice che solo lui se bagna le scarpe, pure io. Che solo lui ha l'acqua dentro? C'hai le papere dentro entra le scarpe? Ah, oh, non è vero. Ormai bagnato per bagnato. San Giuliano! No, il figuraccio, ma l'ho ripreso proprio dentro i denti. Attenta che passo, attenta che passo. Cavoli, ah, miseria. Fortuna l'acqua è bassa qua. Cogione, sta schizza tutto. Sta bagnando tutto. Che c'hai? Il nastro no. Oh, una foto tutto insieme. Ed ecco la banda della cinquina. Sempre presenti. Nonostante tutto. Oh, qua sono... Di qua niente, fate conto che c'è stato il sentiero, che è fuori sentiero. Salite, salite, questa è la cascata dell'ospedaletto, sta qua dietro. Ultima, quinta ed ultima cascata. O volo, chiamato come pare, visto che l'hai fatto. Arrivano gli altri, sì. Ok, andiamo avanti. Oh, le lasciamo dietro, va. Perfetto, qui siamo lungo il fiume e andiamo all'ultima cascata.
Carra li ha sempre per Fiumi. Ma che sei? Aga! Ma che sei in Caimano sei? Caduta dell'ospedaletto, quinta ed ultima cascata. Oh, mo perché si è comprato le scarpe in centro l'acqua? Se sta a tutte! Cioè. Ma va dentro che avrà 2 metri d'acqua, fa fino. Sta a far fino, a me non lo può dire. Poi vediamo quando sei toglie. Sì, infatti. Se mio, mio che sono 2 pescicani dentro. Ci troverà rane dentro. Sono 3 ore che cammina in mezzo l'acqua. Quinta ed ultima, caduta dello spedetto, ancora in mezzo l'acqua vai. C'hai i ranocchi là dentro. Ecco acqua. Stava a far bagno Anni? Ci provo. Vai, vai. O comunque Anita fa le pizze, fa, È una pizzettara alla pizzeria Il Borgo di Corchiano, giusto? Bravo. A Corchiano la pizzeria si chiama Il Borgo. Dicono pure che è buona, quindi. Dicono pure che è buona, provare, ma soprattutto la fa a doppia. Mazzi giusto? Pizza. Su 2 piatti. Beh, se no una era piccola, certo. Le mie mani perfetto. Sono grandi. Quando andate pizzeria Il Borgo, lei è la pizzettara, ma anche la padrona, quindi. Lei fa tutto. Mi raccomando, andateci, Poi fare sapere se era buona la pizza. Oh, naturalmente sto pubblicizzando, ma meno la lira lei, Dai, una pizza nella faccio. Ah, ecco, la pizza almeno doppia. Certo. E allora c'è la pizza gratis, te pare poco, te pare. Ok. E il gruppo della cinquina ha raggiunto pure quest'altra cascata, Eccolo qua, sì. Quinta ed ultima. Scarpe anche lei, ragazzi. Ma mi sa che Rocky... Eccolo un altro, un infiltrato, ragazzi. È lui o non è lui, la nostra guida. Eccolo, ma guida era la roba grossa. È il nostro... Ok, la cinquina ancora presente. Sempre sì. Presenti, Fernando. Ma, tu, ma, oh, presenti. Ma tutti dalla cinquina, no, c'è la pignattara cinquina. Io mi dissocio dalla cinquina. Ok, perché vogliono usare la GoPro? Non lo so, facciamo una foto grande, tutti insieme. Oh, raga, faccio una foto, va, con tutte quei ranocchi che porti dentro le scarpe. Guarda, si è fatta la GoPro, guarda. Ma con i diti la va a pulire. No. No, sì, che schifo. Ah. E dai con quest'altro passaggetto, va. Se sei salvato e busta non servono più, era l'ultimo passaggio questo. Fate senza buste! Al limite per bagnare solo le scarpe. Ma neanche quelle! Oh, lì sei affondata, però lì sei affondata, se abbiamo il gruppo, il resto del gruppo se mette il bus e non passa. Ma il gruppo di cinquina, il gruppo cinquina Torpignattara è passato. Settore Mauro. Settore Mauro. Vabbè, mo. Latina, Viterbo. E il gruppo di Roma, dai. Non sai il bus, c'è tutta la roccia là. Oh, Anita, non c'hai due bus, c'hai due calosce. C'hai due calosce. Sembrano stivaloni, sembrano. Ma tu, ma te la potevi far nodo? Dai, io attraversate, che veri mio. Ma va bene, va. Che è stata formata una catena umana, oh. In pratica se parte uno cascano tutti. A catena. Era tipo simpatica. Perfetto, manca solo Cinzia. Si è ripassata senza busta, l'hai già fatto. Eccola, eh.
Oh, guarda che si caschi su paverissima, Ha ragione, Alpertina la portano. E vai, va. Oh, Loretta è riuscita a spamare mezzo gruppo. Si è fermata, ha aperto lo zaino. Non potete capire, mandarini, prugne secche, vodka in coffee, cioccolata, ciambellini al vino, i ventagli. Cioccolata sta dentro, che altro? C'è la grappa. Ah, grappa, faccio vedere la grappa. Oh, che vuoi, un goccio di grappa? Un goccetto di grappa, mo bevo, guarda. C'è il bicchierino. Io non sono amante de... non sono amante della grappa, però un goccetto ma la faccio. Okay. Arreggi, metti, io metti. Ecco. Che sto a... dammi sto cosa, apri. Narra. Ci sta già avvicinata. Luglia, date. Basta. Ecco qua, grappetta, hai mortaccio. Ma questo è spirito. Ma questo è spirito, non è grappa. Porca madosca. A me piace quella aromatizzata. Ho capito. Questa è di Brunello di Montalcino. E barricata. Vabbè, a me me la porti quella Argenepi. Dicevo, una volta ce l'avevo la grappa Argenepi, ma la sono bevuta come la Coca-Cola. Jeffy and Jeffy. Che madosca. No, non è quella la bottiglia. La bottiglia non è quella. Oh, mo si accende un cerino, vado a fuoco. Ti ha regalato il bicchiere, va. Ti ha regalato il bicchiere qua. Ma questa non è la, questa non è la bottiglia. Che sento che vuoi chiudere? Si è accesa? Il cazzo. Come fa a dire parolacce? Ancora. No, già la lascio ormai. Veramente? Ma guarda che la colpa la tua. Più te tartasso e tanto niente. Vabbè, avanti. Vabbè, finisce qua l'escursione. Le ore, i chilometri. La metà del gruppo stanno pure avanti. Stanno avanti, date. Le donne, guarda, stanno a fare tagli e cuci. Stanno a fare. Non c'è problema. E ci interessa. Le cinque cascate di Cerveteri, la via degli Inferi. Oh, è bello. Sono quando quasi stanco. Di solito quando finisce il video, non dico quelli che stanno pure i laziali con mezzo, sicuramente. In realtà ce ne sono parecchi. Diciamo. Quelli che non dicono niente sono dalla Lazio. Vabbè, oh. Finisce qua il video, vi saluto e vi ringrazio, forza, forza Roma, basta Lazio. Ah, ma c'è sta qualche romanista, via. Non c'è niente. Scusate. Oh, sono sempre in minoranza i laziali, Questi sono tutti. Mamma mia, sempre lei, oh. Ma sei da sola però, ma ti vergogni, solo te sei laziale qua in mezzo. Romanista o laziale? La prossima volta te lascio dentro una tomba, te lascio.